Abbiamo Salvatore Onelli, coach di questa Geo Targheta, durante l'allenamento, come detto, di oggi martedì. Si prepara questo derby che è sicuramente determinante per la squadra ospite. Allora, Salvatore, due battute su questa gara. Sì, no, forse molti si dimenticano, anche te, che determinante potrebbe essere anche per noi. Nel senso che se noi vinciamo questa partita, siamo ancora in corsa per il secondo posto, che vorrebbe dire probabilmente un ripescaggio l'anno prossimo, quindi nulla è perduto, a maggior ragione un derby, quindi noi comunque venderemo cara la pelle per tanti motivi. Cosa temi di questa Semat? Adesso sono rinforzati molto, soprattutto in difesa, ma hanno spostato Campitz sulla parte sinistra ed è più efficace. Insomma, sono caratterialmente maturati molto con l'ingresso di questi due. I fratelli di Sangiuolo che giocavano in A1 e hanno dato veramente una grande carica e sicurezza alla squadra, quindi insomma adesso è veramente un'armata e cercheremo in tutti i modi di ostacolarli. Poi se ce la faremo va bene, se no bravi loro, insomma, perché vincere qua comunque non sarà facile. Rispetto all'andata, che cosa già hai detto, che sono arrivati questi nuovi innesti, ma comunque penso che anche il Fondi verrà qua non con la presunzione che è ballandata. Ma sicuramente no, insomma, dopo quella partita probabilmente, ma io non penso che erano presuntuosi in casa, è solo che erano abbastanza tesi più di noi, quindi è quello che ha determinato quella sconfitta per loro. Noi rientreremo in campo come nell'andata, perché quando non abbiamo niente da perdere giochiamo in maniera diversa. Questa è una partita dove non abbiamo niente da perdere, quindi insomma la fiducia c'è. Poi vediamo, fisicamente c'è qualche problemino, però cerchiamo di recuperare tutti per sabato. Pausa pasquale che è servita, oppure era meglio giocare e continuare a giocare? No, per noi probabilmente era meglio giocare, anche se come ho già detto c'era qualche infortunato, quindi comunque abbiamo recuperato Antonio Di Matteo e non sta ancora al top, però speriamo di farcela per sabato. Se giocavamo adesso il derby lui non ci sarebbe stato, quindi diciamo che è stata positiva. Questo finale di campionato, a parte il derby, come si prospetta? Dopo il derby abbiamo partite non impossibili, insomma ce la giochiamo un po' tutta quanta sabato e poi per il resto, a parte l'ultima in casa dell'Ascoli che però ha un po' mollato, per il resto insomma non dovrebbe esserci grossi problemi a vincere le partite. Ne abbiamo due in trasferta e due in casa adesso, insomma proprio per questo noi vogliamo vincere assolutamente sabato, perché vogliamo finire alla grande questo campionato che abbiamo iniziato benissimo, che a parte la partita di Sant'Angelo e in casa con l'Ambra abbiamo dimostrato di meritare le prime posizioni, insomma stiamo facendo più di quello che potevamo fare. Personalmente sarebbe una soddisfazione grande finire al secondo posto, ma anche il terzo posto sarebbe comunque oro, insomma, perché stare davanti a una squadra come Sant'Angelo, che è veramente forte, allenata dall'ex allenatore nazionale, insomma è per noi comunque un privilegio. Perdere col Fondi che cosa vuol dire? Ma guarda, vincere o perdere dipende da come giochiamo e da come siamo in campo, perché vincere chiaramente, anche se giochiamo male vinciamo, va benissimo, ma perdere, ci sono modi e modi di perdere. Se noi lottiamo fino alla fine, penso che usciremo comunque dagli applausi, perché la gente capisce la differenza di organico che c'è in questo momento, quindi tutto sta a come giochiamo noi. Se giochiamo bene la possiamo anche perdere, la cosa non è drammatica. Ci provo a fare questa domanda per il futuro: che cosa prevedi per il futuro l'anno prossimo per questa Geo Targheta, che comunque quest'anno è stato un campionato così e così, immagino che si voglia fare qualcosa di importante l'anno prossimo? Ma io lo spero, stanno lavorando bene, stiamo vedendo dei giovani più che per l'anno prossimo, per il futuro in generale, perché qua ci serve un po' di cambio generazionale. Abbiamo Marciano e Matarazzo che fanno quasi 100 anni in due, insomma, e giocano alle ali. C'è bisogno di forze nuove, di giovani, di creare un gruppo nuovo per il futuro, e quindi stiamo lavorando per questo. Poi siamo legati molto al discorso palazzetto, come ogni anno, quindi è chiaro che stando sempre qui è difficile pure, insomma non si trovano gli stimoli per andare avanti, è difficile. Avere un palazzetto significa dare una svolta al 100% a questa società e alla Pallamano Gaeta. Se ce lo fanno ci fanno un favore, se non ce lo fanno faremo di tutto pure comunque per giocare sempre ai vertici e per andare anche in A1, ma saremo costretti ad andare a giocare da altre parti, quindi insomma. È determinante questa cosa allora?
Sì, il palazzetto assolutamente, ma per tutto, per la gente che viene a vedere, per i ragazzi che vengono ad allenarsi, per tutto. Perché io, insomma, io mio figlio qua non ce lo manderei a fare allenamento, onestamente. D'accordo, alla prossima, grazie. Grazie a voi.